Come fare delle live stream su YouTube? Allora, signori, questo è un video che fa parte della rubrica Come diventare un YouTuber gamer nella sezione avanzata. Allora, già nella scorsa puntata, diciamo nello scorso video, nel video precedente della playlist, come volete dirlo voi, abbiamo trattato XSplit e come collegarlo a un account Twitch. Adesso invece vediamo come usare e fare una live con XSplit su YouTube, come streamarla su YouTube. Non confondetevi con Hangout, ma con stream, va bene? C'è differenza. Allora, una cosa che voglio precisare anche in questo video, capiamoci bene. No, chiedo scusa, ecco, lo devo selezionare. Capiamoci bene. Nel frattempo vi ricordo pure di cliccare sotto, ci sono dei link in descrizione. Uno di questi link è il link per XSplit, dove poter scaricare la versione trial e poi comprarlo successivamente, vedete voi. Ci sono tanti software che fanno live stream, io preferisco XSplit, capitemi cazzo. Allora, adesso andiamo a vedere come funziona, come collegare l'account YouTube su, cazzo il telefono di nuovo, come collegare l'account YouTube su XSplit. Allora, innanzitutto andiamo in Broadcast Add Channel e clicchiamo su More. Una volta su More, noi dobbiamo selezionare la voce Custom RTPM, perché non c'è la voce, come state vedendo, non c'è la voce direttamente di YouTube. Quindi andiamo su Custom RTPM e poi facciamo Install. Logicamente da me c'è scritto Uninstall perché l'ho già installato, cazzo. Quindi, una volta fatto questo, che l'abbiamo installato, ci metterà pochissimo tempo, lo scarica lui automaticamente. Andiamo in Add Channel e andiamo a cliccare su Custom RTPM. Eccolo qui. E andiamo, name, abbiamo tutte queste impostazioni. Allora, cosa dobbiamo scrivere? Innanzitutto il nome, Vicious 17. Ah, io non sono mai uno che si vanta, lo scrivo sempre in piccolo. Che cazzo si dice? Descrizione Vicious 17. È un coso così, detto, scriveteci quello che volete. Adesso l'RTPM URL, che bisogna fare? Andate e collegatevi con il vostro account di YouTube. Logicamente io sto usando il mio profilo personale di Google Plus, che è Vicious il Viscidiano, ma inutile che vi iscrivete a questo canale perché non lo uso, cioè questo è solo il mio contatto. I miei canali sono Vici17 di V2 e V3 pure. Non uso questo mi trovate come persona fisica su Google Plus e va, come proprietario pure dei canali e basta. Allora, adesso che bisogna fare? Andiamo su gestione video. Una volta su gestione video, facciamo eventi dal vivo. Su eventi dal vivo, adesso possiamo cliccare su nuovo evento dal vivo, pianifico nuovo evento dal vivo, nuovo evento dal vivo. Eccolo qua. Cosa bisogna fare? Se facciamo rapido, come state vedendo, funziona tramite Hangout. Invece noi dobbiamo usare il personalizzato, quindi diamo un titolo che sarà Prova Vicious 17. Poi descrizione. Poi, come state vedendo, non ho almeno la partnership qui, almeno non ce l'ho perché con 2 iscritti. Ok, impostazioni avanzate, scrivete, cioè selezionate, cazzo, questa è una cosa che sapete pure voi con Hangout. Poi, una volta fatto questo, vi ricordo, andate su, cliccate su personalizzate e poi si fa crea evento. Una volta su crea evento possiamo mettere anche una miniatura, possiamo sfogliare una miniatura che in questo caso non ci interessa. Poi, impostazioni personalizzate, no, mettiamo su base
E ora, visto che siamo, questo è sempre un cliché che lo dico, siamo in Italia, abbiamo connessioni di merda, o dovreste voi sapere a quanto dovrete streamare. Comunque di solito, nella maggior parte dei casi, tutta Italia streama a 360p. Poi vi do un altro anche consiglio per sapere tutte le impostazioni. Poi aggiungere una videocamera non serve. Qui abbiamo gli streaming. Allora, nome dello stream. Selezioniamo e copiamolo e andiamo su stream name e facciamo copia e incolla. Poi abbiamo URL server principale, che sarà questo, RTPM URL, share link lo potete lasciare in bianco, user agent lo potete lasciare in bianco. Poi video encoding, max bitrate, eccetera, eccetera. Come state vedendo, una cosa rispetto a quanto si fa Twitch è che automaticamente riconosce le impostazioni sia hardware che software, e quindi in poche parole le cambia lui automaticamente. In questo caso, come facciamo noi a saperle? Il mio consiglio è questo: anche se voi non usate Twitch, vi faccio l'esempio, createvi un account Twitch e guardate la mia videoguida su come fare le live stream su Twitch. Una volta fatto questo, visto che Twitch ti cambia automaticamente le impostazioni consigliate per te, le stesse impostazioni, anche se non è proprio preciso, dipende da server a server, comunque su cui streamate, però le stesse impostazioni che usate su Steam sono buone, generalmente sono buone per tutti, soprattutto perché se ci troviamo in Europa sicuramente useremo dei server più vicini a noi con una risposta migliore, con una risposta maggiore e soprattutto che sono vicini e veloci. Quindi io mi ricordo che qui c'era 525 max bitrate, c'era VBR, c'era questo codec, c'era anche a 128 kB e il formato è 4100 kHz stereo. Quindi ripeto, per sapere queste informazioni collegate anche per prova il vostro account Twitch, così lui si prende tutte le impostazioni consigliate. Test Brandwitch di solito fa un test e dovrebbe lui in teoria, dopo alla fine del test, vi consiglia lui in teoria le impostazioni da metterlo, però 9 volte su 10 non funziona. Quindi mi dispiace. Ok, una volta fatto questo, premiamo su ok. Come state vedendo abbiamo settato tutto, ma come state vedendo sono ancora in full HD. Quindi che bisogna fare? Andiamo in Views, Resolution e facciamo 360p. Eccolo qua. Ora siamo in 360p. Una volta fatto questo, che bisogna fare? In Broadcast e andiamo e selezioniamo Vicious 17, questo qui. Ci clicchiamo di sopra e adesso, come state vedendo, si sta collegando e sta streamando. Perfetto. Una volta fatto questo, ritorniamo su... come si chiama? YouTube. Andiamo su cambio di regia degli eventi dal vivo, eccolo qui. Avvia codifica, anteprima. Allora, innanzitutto clicchiamo, come state vedendo, c'è lo stato dello stream buono. Che culo. Poi qui abbiamo l'anteprima, visualizzazione pubblica. E poi iniziamo a fare su anteprima, iniziamo a cliccare. Vuoi visualizzare l'anteprima di questo evento dal video? È l'anteprima, ricordatevi. Non state streamando, è solo l'anteprima. Stiamo preparando l'anteprima del tuo live streaming, attendi qualche istante. Qualche istante si tratta di oltre una trentina di secondi. Più o meno il tempo di streaming, cioè che c'è di differenza in secondi da chi sta streamando a chi sta osservando, più o meno è come Twitch, intorno ai 30 secondi. Ecco qui, finito. Qui dovrebbe esserci l'anteprima, che io premo su anteprima, solo l'anteprima. Stiamo preparando l'angerano le casse accese. Ecco qua, c'è l'anteprima. Adesso metto pausa, faccio inizia streaming, iniziare lo streaming dell'evento dal vivo. Ok, perfetto. Il tuo evento sta per iniziare. Puoi visitare il tuo canale per mettere in primo piano. Inizia dal vivo. Ecco qua, siamo in onda da 5-6 secondi. Questa è la visualizzazione pubblica. Andiamo e clicchiamo. 33, 33, 2,
Resta in attesa, c'era il countdown. Non ho cacciato il countdown nelle impostazioni. Cazzo. Possibile oggi? Possibile che non ho cacciato il countdown? Porca puttana. Ok. Ecco qua, chiedo scusa. Ecco qua. Basta cliccare, a volte YouTube un pochino si rincoglionisce. Non è colpa mia, ragazzi. Sono bravo, però fino a un certo punto, cioè, YouTube si rincoglionisce. Visualizzazione pubblica, basta che cliccate sul logo, vi riporta proprio direttamente dove c'è il link della live. Eccola qui. Ed è questa qui. In questo caso, così, basta che fate, copiate il link della, di questa live stream che state facendo. Ed ecco qui. Poi noi facciamo, una volta ogni tanto, non è che c'è proprio un refresh suo. Stato dello stream, eccolo qui, cattivo. In questi casi, ecco qua. Basta cliccare, a volte io... Chiedo scusa che mi stavo parlando sopra la mia voce. Ok, adesso, stato della live cattiva. Però come state vedendo, sembra abbastanza fluida e buona. Ma qui ci dice, ecco qua, i fotogrammi chiave. Quindi in questo caso il problema è sui fotogrammi chiave. Che bisogna fare al massimo per migliorare la... Qui lo state vedendo che è buono, cioè, nel senso, perché questa è solo codifica software in questa maniera. Non stiamo streamando su, come si chiama, su YouTube. Qui invece stiamo streamando, ma la fluidità la vedete. Però in caso, se volete ovviare a quel problema, che quasi mai, a meno che non streamate davvero, streamate... Dove sono? A meno che non streamate davvero a 144p, non dà problemi. Però potete fare pure in questa maniera. View resolution, frame rate. Prima di fare la registrazione, settate i frame rate non a 30 frame rate, settateli a 25 frame rate, cioè in poca parola FPS, cioè fotogrammi per secondo. In questo caso non si può più selezionare, perché ecco qui, è già partita la live. Allora, prima che si collega qualcuno a questa live, io spero di no, anche se non è che già non mi cacano negli hangout, immagino qui. Allora, ritorniamo adesso. Come si fa a bloccare la live? Innanzitutto, ecco qua, Visual 17, cacciate la spunta, cioè ci ripremete di sopra. Eccolo qui. Aspettate qualche istante e non siamo più in live. Qui lo possiamo chiudere perché c'è la differita, chiamiamola così. Si clicca su interrompi streaming, sei sicuro? Ok, perfetto. Lo stato dello streaming, ma vabbè, la minchia dici tu. Ok, è finito. Eventi dal vivo, in caso se lo vogliamo cancellare, andiamo in completati. Seleziono questo, come state vedendo, prova Vicious. Elimina, sì. Aspettare qualche secondo. Perfetto, si elimina. Perfetto, ritorniamo qui, mettiamoci in una risoluzione più alta, perfetto, ok. Allora, signori, salve. Allora, questo è come, ripeto, questa video guida appartiene alla rubrica playlist come diventare uno youtuber gamer avanzato. E mi ricordo che nella rubrica di Twitch ho detto intermedio, vi chiedo scusa, a volte faccio cacofonie. Comunque, se avete, ripeto, come quasi in ogni video, se avete qualche cosa, qualche idea, qualche dubbio, qualche cosa da scrivere, scrivetemelo sotto nei commenti. Evitate di scrivermelo in privato come se fosse una cosa tutta vostra che volete fottere le persone, perché lo renderò pubblico, detto chiaramente, se è una cosa di servizio, di utilità pubblica, detto chiaramente, perché queste cose le sto facendo per il pubblico, per voi, perché io esercio già, detto chiaramente, non è che sono nato imbarato. Come l'italiano, come se con l'italiano. Però, ecco, qualche cosa me la cavo. Poi sono comunque semplici i software. Non è che sono in confronto, che ne so, a un workshop tutto in inglese o un software, che ne so, di architettura in inglese. Questi sono una minchiata, detto chiaramente. Comunque, vi ringrazio ancora del tempo che mi avete dedicato. Visual 17, link in descrizione. I pollici, mi raccomando, cazzo. Ti saluto, pedifico.